Buongiorno a tutti, benvenuti alle pillole di vino. Oggi è una giornata in cui si sorride, perché oggi è di scena, oltre al vino, il sorriso. Perché il sorriso? Perché partendo proprio da questo vino, Millanni, dell'azienda Guicciardini Strozzi, mi sono ricordato che ho conosciuto le due figlie del conte Guicciardini Strozzi. Si chiamano Natalia e Irina. Sono due ragazze molto belle, molto vispe, molto sorridenti e che si narra, si dice, siano le pro-pro-pro-pro-pronipoti di nient'altro che la Gioconda. E quindi si ripercorre un pochettino tutto questo lungo periodo che ha portato la famiglia Guicciardini Strozzi alle vigne attuali. E alla produzione di questo vino che si chiama Millanni, perché i primi documenti sulle loro proprietà nelle terre di San Gimignano partono appunto dal 997. E quindi nel 1997 hanno inventato questo vino che viene ottenuto a San Gimignano nella tenuta La Cusona. Che cos'è? È un vino praticamente che come dire, rispecchia un pochettino le tendenze di quel periodo per i vini importanti della Toscana, soprattutto quelli al di fuori delle grandi denominazioni di origine che fondavano la loro identità, soprattutto sui vini rossi. San Gimignano sappiamo che è nata e cresciuta con la vernaccia di San Gimignano. Ma naturalmente anche i vini rossi in quella terra riescono a dare risultati molto, molto interessanti. Questo ne è un esempio, è un vino quindi che associa la toscanità del Sangiovese con il tocco più internazionale del Cabernet Sauvignon e del Merlot. Il risultato è un vino di una bella tonalità, di un bel colore piuttosto scuro, che appena appena tende al granato, soprattutto sulla parte più vicina al bordo del bicchiere. E apre i suoi profumi con quel tocco sempre perfettamente riconoscibile e preciso della Sangiovese, con questa nota di tabacco, questa nota leggermente di cuoio, alla quale poi piano piano si affiancano tutti gli aromi invece più vegetali, più fruttati, più dolci del Merlot e del Cabernet. Ma ha subito questo carattere così in cui si identifica in qualche modo la toscanità di questo vino con queste impronte del Sangiovese che si fa sentire immediatamente come primo biglietto da visita che ci offre. E anche al gusto si ripete in qualche modo questo timbro, questo carattere, in cui inizialmente però lo troviamo rovesciato questo rapporto, perché all'inizio arriva subito questa sensazione di frutto molto dolce, molto concentrato, molto di buccia dei vitigni internazionali, ma poi appena arriva la parte tannica, appena si avverte la densità, la consistenza del vino, ecco che arriva questa leggera coda di tannino un pochettino più vivace, un pochettino più vispo del Sangiovese. E quindi è come dire un vino che piano piano si apre e si allarga fino a diventare appunto bello, ricco, molto 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 concentrato e con questo brio tannico che gli dà molta forza, molta eleganza e anche molta, molta consistenza e soprattutto molta persistenza. Un vino quindi molto interessante, perché appunto appaga diverse sensazioni, diversi caratteri, diversi stili. E quindi con un sorriso da non paragonare naturalmente a quello della Gioconda, ma anche noi nel nostro piccolo sorridiamo a questo buon vino e naturalmente auguro a tutti voi una buona giornata.